Ciao ragazzi, live super improvvisata, ciao! Non è la live solita del martedì ore 19, ma è una live così. Sono tra l'altro giornate molto molto piene, ma mi è arrivato un pacchetto e come promesso quando riesco faccio l'unboxing online e live con voi. Ciao Sietta, ciao! E quindi sono qui 10 minuti, un quarto d'ora per fare l'unboxing di questo pacchetto. Tra l'altro è un unboxing che è molto molto utile a diverse persone, soprattutto TikToker che mi seguono, ma anche Instagrammer. Come al solito la live è doppia. Abbiamo Instagram di qua e abbiamo TikTok di qua. Tra l'altro oggi sono anche sul set, quindi ho delle luci, eh? Anche su Instagram mi si vede bene oggi. E quindi prima di passare a tutti gli altri impegni, ta ta ta, andiamo a vedere co cosa c'è qui dentro. Quindi qui che cosa abbiamo? Allora, premetto che io so cosa c'è qui dentro, ma non l'ho mai visto dal vivo e non l'ho mai toccato quello che c'è qui dentro. Quindi è una sorpresa anche per me. Ho disinfettato con l'alcol tutto il cartone, perché se no non lo terrei così in mano. E adesso andiamo ad aprire. Ciao Michael, ciao, ciao ragazzi. Tra l'altro è strano per me fare una live alle 16, è prestissimo. Però l'unico momento utile. Poi il video sarà caricato su Artista Dentro, su YouTube. Ok, allora di solito queste cose sono chiuse dentro con la pellicola, questa volta non è così. Quindi, e tra l'altro, vabbè, ragazzi, lo vediamo. Cos'è? Allora, vediamo che è un libro. Perfetto. Io amo i libri, adoro i libri, ma questo, oltre che essere un libro, è uno strumento di lavoro, perché è un testo relativo all'antica Grecia, molto molto utile a noi attori, ma anche ai ragazzi che studiano a scuola. E questo è il libro che tratta le vicende, diciamo le ultime vicende della regina delle Amazzoni. Quindi scritto, guardiamo, aspettate, faccio vedere prima su, a TikTok e poi a Instagram. Instagram si vede molto meglio. Scritto piccolino, però sono poche pagine, sono una novantina di pagine. Perché ho comprato questo libro? Ho comprato questo libro perché devo lavorare su un personaggio dell'antica Grecia per un percorso attoriale. E in realtà non ho scelto per questa tappa la regina delle Amazzoni, ma ho scelto un altro personaggio. Ma ho deciso di acquistare lo stesso questo libro perché ho letto cose meravigliose. È un personaggio bellissimo da affrontare e sicuramente in futuro, magari aprile-maggio, inizierò a lavorare su questo personaggio. Ma per il momento ce l'ho qui. Pulirò e disinfetterò anche questo perché voi non lo vedete, ma è un po' sporchino. Da chi ho comprato questo libro? L'ho comprato su IBS. Piccolo, leggero, era anche in offerta, quindi meraviglioso, meraviglioso. E che dire, ragazzi? Cioè, questa live va su Artista Dentro. Chi conosce Artista Dentro, il canale YouTube dove parlo di recitazione, dizione, mondo dello spettacolo a 360 gradi, sarà molto utile perché quando cercherete un testo da riadattare per il teatro o un personaggio un po' diverso, affascinante, intrigante, tararara, andate a ripescare questa. Pentesilea, io non vedo l'ora di leggerlo, potrei anche fare chissà più avanti una recensione su questo libro. E che dire, io sono curiosa, so già la storia, però è differente sapere la storia e poi andare a leggere il copione, perché questo è a tutti gli effetti un copione che si può riadattare, si può utilizzare a pezzi, si possono prendere dei monologhi, utilizzare solo i monologhi, delle piccole scene. Quindi se avete e se amate, se volete iniziare una collezione di classici per il teatro o riadattare questi classici per, non lo so, un cortometraggio,
Buttiamogli un'idea. Potrebbe essere molto valido. Tra l'altro, tra gli altri protagonisti ci sono tutti gli eroi relativi che hanno combattuto nella guerra di Troia, quindi interessante. Ragazzi, allora è stato un unboxing molto veloce perché c'era soltanto un pacchetto, ciao, c'era soltanto un pacchetto e tra l'altro poi è un libro, quindi un pochino vi ho intrigato dicendovi di cosa si parla in questo libro, ma non voglio dirvi e spoilerare la vicenda perché è veramente affascinante. È veramente affascinante, quindi se siete curiosi andate a leggere la trama, andate ad acquistarlo, costa 10 euro, ve lo faccio vedere, una decina di euro, ora non mi ricordo esattamente. Magari qualcuno l'ha anche studiato a scuola, io non l'avevo studiato a scuola, quindi me lo studio per uno dei miei prossimi personaggi attoriali. Quindi ragazzi, io lo so, sono stata in live poco, di solito le mie live durano 1 ora e mezza/2 ore, oggi la mia live dura 10 minuti ed è una live pomeridiana dove probabilmente i ragazzi studiano, fanno delle altre cose, attività, piuttosto che magari c'è anche qualcuno che sta lavorando, chi può dirlo? Io sto lavorando ma mi sono presa un attimo di tempo per fare questa live. Sono carichissima perché è una giornata di riprese, montaggi, di preparazioni. Ora dovrò fare una riunione, tante tante cose. E vi abbraccio, vi saluto, ci vediamo comunque tutti i martedì alle 19 per la doppia live ufficiale su TikTok e su Instagram. E chissà, se nei prossimi giorni mi arriverà un altro pacchetto, un'altra live super veloce. Se volete andare a vedere anche Artista Dentro su YouTube, un nuovo canale che ho aperto da qualche mese relativo al mondo dello spettacolo, fate un giro, iscrivetevi, lasciatemi un like. E tra l'altro a breve, a gennaio, non so bene la data, partirà anche il canale Twitch, che è interessante. Anche il canale Twitch sarà molto molto interessante. Si partirà con una piccola programmazione per poi andare sempre più avanti e ho studiato un sacco di contenuti. Vado ragazzi, vi abbraccio, un bacione, alla prossima! Martedì alle 19 la live, quella ufficiale, rimane, io ve lo dico e ve lo ripeto tante volte. Un bacio, buona serata a tutti!